Che emozione. Ora si guarda il trailer di Super Smash e tira con questo. Così è gratis, eh. Aspetta, perché prima. Ecco qua. Momento random. Sì. Momento emotional random. No, si salta, sta parte è inutile. Si avvicina all'eroe. Storia dell'umanità. Per provocazione mettiamo quello di Joker. Prometto. There are still lots of amazing moments coming up in the show. We've got more performances and of course the game of the year announcement. Bene, bene, merda. What's going on? Sono tutti dei vecchi. Okay. Chiacci. No, nel senso. Joker, I've infiltrated the theater. Wait, seriously? He went alone to the Game Awards? But it's so far away. Why is he there? There's only one thing the Phantom Thieves of Hearts specialize in. He's there to steal a treasure. Have you already sent a calling card? We're not the ones sending a card this time. In fact, we've been invited. Invited to steal the greatest treasure of all. What? Smash Bros. Is this for real? We'll be going up against the best of the best. Can't wait to see our fearless leader show his stuff. Ma poi il persona di NES, sì, proprio queste sono robe clamorose, cioè. Persona! Persona? I am thou. Thou art I. Show the strength of thy will and rage against all challengers. Poi la maschera di Arzin col logo di Smash. Ah!
Cioè, la gente nel teatro si manca poi, si sente male. We meet again. Reggie, che cazzo duro ci aveva, porca puttana. Poi vabbè, a questo momento qui, ragazzi, sto facendo vedere i miei momenti più belli negli ultimi tempi di arrivare al videoludico. Vabbè ragazzi, ma cioè Final Fantasy VII la gente ovviamente ha sclerato, però per me significava molto di più questa roba qua. Io vi sto facendo la roba, vi sto facendo vedere la roba che significava molto di più per me. E anche questa roba qui, cioè io che di mono Donkey Kong Country, io e Lenzi, madonna, spezzati in due, ovviamente, quando hanno annunciato King K. Rool, ma capoccio un infarto. Final Fantasy VII, ho detto, boh, grandi, però cioè... è una cosa più personale questa, ovviamente. Poi ovviamente per Ara, che è fissato a Final Fantasy, sicuro l'annuncio di Final Fantasy VII probabilmente l'ha fatto morire. Sì, ma io non so se te lo ricordi quando hanno rivelato Cloud su Smash. Cioè il filmato dopo lo andiamo a vedere, se avevi il problema dei diritti. Paragoniamo quello all'annuncio della combo Dragon Quest Smash e poi ne riparliamo. E non è colpa... non è colpa di Smash, ovviamente. Dopo lo andiamo a vedere. Cioè, mi pare c'era un filmato con lo sfondo e Cloud che arriva, cioè, proprio in game. C'è nessun filmato, niente. Dopo lo vediamo. Sarà a bordo perché c'era la nave alla fine del primo. È pirata. Eccolo lì. Ma poi il tema, cioè. Oh, oh, oh. Questo è quando perdi nel 64, proprio con il 64. Pazzesco, veramente. Invece vi faccio vedere quando hanno rivelato Cloud. Tremendo, eh. Grazie a... non se lo meritava. Cioè, ha avuto più dignità il trailer di... del duo da Kant, non sto scherzando. Cioè, questo è... questo è quando hanno rivelato Cloud. Basta, cioè, e poi farò del combattimento. Kakatte koi. Hanno provato a creare una cinematica con i filmati in game, ma il risultato è quello che è. Sì, 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 lo so, lo dicevo prima, Quote, cioè, ovviamente non è colpa di Smash, è colpa della Square.
Cioè, veramente, non so, sempre della stessa generazione di Smash, faccio vedere il reveal di Da Kant, cioè, perché veramente non... per far vedere la qualità, cioè, è veramente incredibile. È bellissimo questo trailer qui, è sottovalutatissimo, io sono fissato con trailer. Cioè, guardate, clamoroso da quanto è bello. Prende la mira, poi. Non è finito, eh? Questa sabbia, ragazzi. La zappe. Bravissimi sono stati anche qua, veramente. Ma ce ne sono tanti di trailer proprio belli, 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 belli. Quello di Little Mac è clamoroso. Sono proprio bravi con i... Vabbè, poi ragazzi, vogliamo parlare del trailer più bello di tutti i tempi. Cioè, questo veramente è imbattibile. In italiano, ovviamente. Sono in culo all'inglese, cioè. Questo l'avrò visto 2 miliardi di volte. Questo Matt ci ha giocato a Breath of the Wild, non me lo ricordo più. Sì, sì, Ah, sì, sì, sì. me Sì, l'avevi detto anche ieri. è stato il primo gioco per Switch che mi sono comprato, tra Insomma, l'altro. battesimo abbastanza importante. Gioco clamoroso. Ma tra l'altro mi piace proprio tutto a livello anche sensazionale, nel senso riprodotto quando passi in mezzo all'erba, Mamma mia. l'acqua, tutto di questo gioco. La Master Sword. Il gioco che ha questo. Giorni non sta con l'aria accesa. La storia del regno di Hyrule è segnata dalla calamità conosciuta col nome di Ganon, che da tempo immemore vi si scaglia contro. Eppure si direbbe che non ti ricordi di me. È giunto il momento di spiegarti cosa accadde 100 anni fa. Ma
quello che ho fatto finora non è servito a niente. Faccio il pezzo migliore del trailer. Fanne buon uso! Fanne buon uso! Potrei salvare il mio popolo e via tutto. Io sono questo gioco, praticamente. Mamma mia, che gioco veramente, che cazzo hanno fatto. Mi ho perso il cervello, te. Svegliati. Eh sì, eh. Era il 2, bisogna vederci, ancora poca roba, non... Tanto torna Ganondorf, peccato perché secondo me torna Ganondorf in qualche maniera, perché sembrava che alla fine l'avessero sconfitta sta maledizione. Sì, sì, hanno annunciato, però cioè non si è visto un cazzo. E vabbè, la maledizione che deve ritornare sempre, però boh, chissà che cazzo si inventano. Sì, vabbè, che quello di Ocarina of Time con Robbie Williams, aspetta, che quello è clamoroso. The first time I saw you, I knew we'd be linked forever. For you, I traveled to the four corners of the world. I faced adversity. I became a hero. Dad. I saved your kingdom. Dad. Yes, Zelda? Are you mixing me up with the princess again? Hard to say. Yes, you're both pretty magical. Rated E10 for ages 10 and up. Che questo gioco leggendario, eh. Non so se lo sapevi che Robbie Williams aveva chiamato la sua figliola Zelda. È per quello. E l'hanno fatto fare da testimone al gioco. Vabbè, perfetto sto testimone. Giochi leggendari, veramente. Tante chiacchiere e basta. Poi Zelda ripristina l'ordine. Ogni volta che esce. Ragazzi, ok, avete parlato del world building, degli open world. Volete parlare dell'action, dell'adventure. Va bene, un attimo, mi avete rotto gli occhi. Ora ci penso io. Boom, ripristino l'ordine. Settano tutto e si riparte. E poi tutti devono, per forza... God of War, bello, sì, però... come quel trailer lì, poca roba. Poca roba. Breath of the Wild 2, secondo me, giocheremo nei panni di Zelda. Nel trailer si vede troppo lei, in primo piano, lì... Io spero che sia un cooperativo, invece. Cioè, ecco, Link e Zelda insieme. Che li devi usare tutti e due per fare qualcosa. Comunque staremo a vedere. E poi vabbè, cioè, comunque il trailer di Persona 5 originale è pazzesco. È quello che me l'ha fatto comprare, quel trailer lì. Io sono appassionatissimo di trailer. Se mi fai un trailer clamoroso, ti compro il gioco subito. Peggy 16. Questo è proprio clamoroso. Se è quello, è Dio io. Sì, sì. No, questo è clamoroso. You are truly as he and... È lunga, te lo dico dopo. Anticipated. This is truly an unjust game. But if my voice is reaching you, I beg you. Please overcome this game and save the world. I'll navigate your escape route. Follow my directions. Enemies here? Suspect confirmed. Cuff it. It can't be. Think that all those crimes were led by a punk like this. You seem to be enjoying every second. You transferred to Shujin Academy, correct? I feel like we're gonna get along just fine as troublemakers. Looks like you'll just have to live a normal, honest school life for the time being. Make sure you stay prepared just in case anything comes up. Okay, let's do this. I'm prepared. Let's focus and get moving. This is the best part of being a phantom thief. Yep, good stuff. I'm satisfied. Spotted a shadow. Let's get I reveal Joker. Your true form. The shadows are ready to kill. Be careful, Joker. Allow me to observe the path of your rehabilitation. Gather personas and bring them here. Execute them and continue to give birth to even stronger personas. The world is not as it should be. It faces an inevitable utter ruin. However, mankind is said to hold the power to overturn even the most dire of predicaments. Comunque parla di questo gruppo di ragazzi che si riunisce semplicemente perché piano piano si accorgono che la società che hanno intorno gli fa sempre più schifo
e scoprono di avere un potere, diciamo così, per poterla contrastare e poter contrastare tutto ciò che gli fa schifo alla società. E questo potere, diciamo che è una sorta di app che gli permette di andare in un mondo parallelo a loro, dove tutto è distorto. E loro, vabbè, diciamo che ogni figura che odiano di più nella loro vita rappresenta un lato della società che gli fa cagare, per esempio il professore che molesta, bullizza i suoi studenti, diventa una sorta di re che gestisce un castello, il castello rappresenta la sua scuola in questo mondo parallelo, quindi loro tramite quest'app vanno nel regno del professore e lo sconfiggono. Per fargli rivelare tutti i suoi peccati e purificarlo dall'interno, diciamo, perché il suo palazzo, quindi il suo castello, rappresenta le sue malefatte. Una volta che te sconfiggi il re del palazzo, ovvero lui, riesci a farlo confessare tutti i suoi crimini. Allora praticamente ci prendono gusto e iniziano a trovare tutte le figure più nauseabonde della società giapponese, penetrano nei loro palazzi attraverso quest'app e li purificano. Per ripulire la società giapponese. E la parte in cui te sei nel mondo reale è tutta un'indagine a scoprire chi sarà il prossimo obiettivo da recuperare, da purificare e azioni che ti permettono di aumentare la confidenza o comunque il tuo rapporto con determinati personaggi all'interno del gioco e migliorare il rapporto con questi personaggi ti permette di sbloccare delle funzionalità speciali quando vai nel mondo parallelo. Quando vai nel mondo parallelo, il gioco cambia e non diventa più una sorta di simulatore di vita, ma un JRPG a turni, quindi un Final Fantasy a turni, statico, cioè concepisci la tua strategia, attacchi, poi ti attacca il nemico e via andare come Dragon Quest, come Final Fantasy vecchi, eccetera, eccetera. So come gioco. È lungo, è grosso e soprattutto lo scoglio più grande è la parte del mondo reale, perché fare azioni, cioè andare al cinema, mangiare il panino, fare allenamenti in palestra, quello che cazzo ti pare per aumentare le statistiche, oppure uscire con i personaggi principali del gioco per stringerci un'amicizia più profonda, poi stringerci un rapporto amoroso più profondo, per poi sfruttare queste potenzialità quando te vai ad affrontare i palazzi dei cattivi. Può essere uno scoglio per tanti, perché è molto dialogato, devi entrare molto dentro la storia, molto dentro i rapporti con i personaggi e quindi rischi che ti annoi. Io ho trovato i dialoghi di Persona 5 ben scritti, li ho amati, sono entrato parecchio nella storia, mi sono immedesimato molto nei personaggi, però non per tutti è così. Non perché io sono furbo e te sei stupido, ma perché secondo me è un gioco fatto per alcuni e per altri no. Però se inizi a entrare nel mood e ti ci appassioni, diventerà uno dei giochi preferiti della tua vita, soprattutto se odi la società che ti sta intorno e soprattutto vuoi vedere il videogioco che riesce a criticare questa roba qui senza tanta retorica. Di retorica un po' ce n'è, però è talmente divertente il gioco, soprattutto nella parte con i palazzi, che poi lo stile, il design dei personaggi, il design dei menu, delle musiche, cioè è veramente clamoroso.